Gabriele Paolini si appresta alla performance non perché voglia difendere Fiorito, ma capirete perché. Gabriele Paolini, il presenzialista per il giro. E qui di fronte a Regina Celi, puoi dire uno dei più autorevoli e storici, anzi, uno, non due, tra Bibbia, perché voglio portare avanti una performance ovviamente molto civile e pacifica. In che termini? Allora, tutti gli italiani sanno che Fiorito è stato portato in questo carcere, perché sembrerebbe, usiamo il condizionale, sembrerebbe che abbia, come dire, in maniera non lecita, preso del denaro. Ma visto che io sono davanti al carcere, più forte di me, io devo scendere davanti all'entrata, all'ingresso simbolicamente, perché è proprio qui che voglio portare avanti questa pacifica performance. Allora, se c'è un Paolini televisivo, c'è anche un Paolini che ha un cuore. Allora, io esigo che non tutte le persone che lavorano presso la Regione Lazio vengano coinvolte in maniera negativa, perché non sono tutti certo ladri, e allora Totò a noi che cosa ci ha insegnato? Allora, se Fiorito ovviamente ha preso in maniera illecita dei soldi, è altrettanto vero che alla Regione Lazio ci sono persone che ovviamente lavorano in maniera onesta. Allora, prima di concludere, ovviamente garantendo anche all'ordine pubblico e ai importanti e preziosi agenti di polizia penitenziaria, ai quali consentitemi di dedicare un applauso. E ovviamente, visto che ormai tutti quanti i giornali ai cittadini italiani hanno definito in tutti i modi Fiorito, Fiorito come è sbagliato, lo dico anche a un giovane cittadino italiano, minorenne, non giudichiamo, non creiamo i mostri in maniera così facile. Allora, io voglio dire, se Fiorito ha sbagliato pagherà, ma non dobbiamo far diventare un mostro, perché qui dentro lo dice Paolini oggi, io non sono il Magotelma, non voglio essere il Magotelma, ma io ve lo giuro sui miei genitori che io già so che a fianco a Fiorito, magari non nella stessa cella, verranno a fare in compagnia altri colleghi della Regione Lazio. È ovvio, non è l'unico Fiorito, non essere triste qua, non ti preoccupare Fiorito, non dimagrirai tanto, hai un bel pensione, qui si mangia meno ostriche, a Valla potrei mangiare meno ostriche, ma nello stesso tempo potrai riflettere. E io trovo che Fiorito ha detto una cosa molto preziosa, ha detto che qui dentro troverà valori diversi, ha detto che qui dentro ci saranno persone più sincere rispetto a tanti suoi colleghi e PDL. E io voglio fare un applauso simbolico a Fiorito, hai rubato pagherai, ma non creiamo i mostri. Allora, per concludere questa mia performance velocemente, io vorrei leggere un articolo molto interessante di Vittorio Feltri, ma per leggerlo io voglio leggerlo vicino al popolo, non qui, che non passa nessuno, passa solo qualche cittadino così a quest'ora, sono le 15:14. Fatemi proprio in mezzo alla strada, qui davanti a Regina Celi, voglio concludere questa mia performance, perché non è giusto, la maggioranza delle persone che lavorano alla Regione Lazio sono oneste, fatemelo gridare, non è giusto fare di tutto l'erba un fascio. Allora, proprio qui avanti, consentimi, fanciullo. Allora, attenzione, qui se no casco. Allora, proprio qua, nel pieno centro di una Roma che, come dire, la temperatura è molto mite, tutto sommato, non ci possiamo lamentare di questo bel cielo. Allora, qui di fronte proprio a Regina Celi, vorrei, salutando i cittadini che vanno verso casa, dire e leggere un articolo che ha scritto Vittorio Feltri. Io voglio complimentarmi con Vittorio Feltri, assolutamente sì, non di cadere con attenzione. Allora, Vittorio Feltri, direttore ovviamente del giornale, ha pubblicato mercoledì 6 ottobre 2012 questo articolo,
il cinghialone paga per tutti, titolo bello grosso e dice. Tanto per cambiare carriera, però per uno solo, che possibilmente paghi per tutti. Stavolta la parte del cinghialone è spietata, tocca a Franco Fiorito, che ha il fisico adatto perché è bello prosciutto, ovviamente. Una nozione cui non mancano neanche i peli sul faccione per interpretare l'animale, no, l'animalesco ruolo. Non abbiamo avuto la sfortuna di conoscerlo, dice Feltri, però l'abbiamo visto e udito in vari programmi televisivi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il significato di questo articolo, ovviamente era uno solo per concludere, intanto saluto la signora che si è affacciata, è che non dobbiamo creare dei mostri, tanto perché è giusto trovare, saluto anche il lavoratore, che ovviamente come direbbe Sordi lavora, è ovvio che un lavoratore che lavora, stia attento al casco celeste, non ha però il come si chiama, la tenuta ufficiale, stia attento, non mi cadi, non mi cade da lassù. Allora, io per concludere questa mia pacifica performance vorrei solamente ricordare anche l'autorità che sta indagando, è in corso un interrogatorio, non fate troppe domande a Fiorito, se no quello che insieme è abituato a mangiare ostriche, cosa gli dovete da mangiare? Una minestrina, un brodino? Quindi mi raccomando, datevi un petto di pollo in più, togliendo la qualcuno che magari non è abituato a mangiare tanto, perché con quel fisico e con tutte quelle scene che ha fatto Fiorito in questi mesi, poi immaginate, povero Fiorito, tra l'altro saluto anche un autorevole rappresentante della Riva, mi venga a trovare sul sito gabrielepaolini.com. E allora, dicevo, si è affacciato anche un bellissimo rappresentante del sesso maschile, non se ne vada, io stasera lo sogno. Allora dicevo, un applauso anche a mi mostrano le manette, ma io prima dopo le ho anche, ma non, io non vengo regina serie, io vengo ripeto, sono definitivo. Ma comunque, detto questo, io voglio dire, non creiamo dei mostri, perché è molto facile, visto che io ho un'amica che in questo momento sta molto male, di concludere l'atto con questa sezione Sara Tommasi, tutti la definiscono in maniera profondamente negativa, è una donna frase, non è una prostituta, è una donna frase. E Fiorito è un uomo che probabilmente ha rubato, ma sta sicuramente proteggendo qualcuno. Saluto anche lì il signore, vi auguro buona giornata, buon lavoro ai colleghi tecnici della RAI e della Sky. Però la prossima volta la diretta fatela un pochettino più, non contro il muro, perché sennò io non riesco veramente a inquinare. Allora, mi raccomando anche a voi cittadini qui presenti, non creiamo mostri, non giudichiamo, c'è un vecchio detto che non è mio, nostri sardon, dicevano i sommi poeti greci, che grande, quante cose ci hanno lasciato gli antichi greci, nostri sardon, noi dobbiamo sforzarci di conoscere, non giudicare gli altri, è facile giudicare gli altri, è molto facile, vedo una donna affacciata e a lei, signora donna, le chiedo scusa. Proprio davanti a Regina Seri mi viene proprio spontaneo dal mio cuore, 92 le donne che vengono uccise ogni anno da noi uomini, vergogna! Io amo gli uomini, tanto mi sono innamorato qui dell'operatore, quanto sei affascinante, non so il suo nome, ma sei molto affascinante. Allora, prima di andare via, rispettiamo i detenuti, ma rispettiamo anche il lavoro dei validissimi agenti di polizia penitenziaria che fanno un lavoro difficile. Io ne ho conosciuti due personalmente, fanno un lavoro molto difficile, che non è bello raffrontarsi ogni giorno con il dolore di chi sta qua dentro. Quindi anche a voi detenuti, un po' di ottimismo, come diceva il grande compianto Tonino Guerra, un grandissimo sceneggiatore che purtroppo è poco conosciuto dai giovani. A proposito, tu che sei al telefono, hai mai sentito Tonino Guerra? Ai, era un grande sceneggiatore, amico di Fellini. Non puoi non conoscere Tonino Guerra, no, arriva alla tua età, è un grandissimo monumento della letteratura. Bene, salutiamo anche i turisti, non so di quale nazione siano, excuse me, di quale French o English, mi dica sì o no, il signore non è molto comunicato, non si capisce. Bene, io vi saluto anche il lavoratore di consegna a domicilio, cosa consegna? C'ha una pizza per Paolini? Mangia mezza pizza, quello che vuole. Bene,
e con questo c'è una bandiera dell'Italia e quindi il richiamo napoletano è più che ovvio, però assolutamente vi prego, voi che state indagando e state interrogando Fiorito, datevi da mangiare almeno una polpetta, questo mi sviene qui, poi lo dovete portare in ambulanza perché per legge sono carcerato, datevi da mangiare, povero Fiorito, povero Fiorito. E va, beh, io avevo la mia borossetta e non vedo più. Strano che la polizia non me l'hanno mandata, meglio così. No, è stranissimo, non lo dico. No, infatti adesso me lo...